Benvenuti a Documentaria. Documentaria è un laboratorio dal basso che è un'iniziativa promossa da Arti, della quale Domenico Centrone di Arti ci dirà qualcosa tra breve. È un laboratorio che consiste in una serie di seminari e di workshop sulla fotografia documentaria, termine insomma che soffre in realtà di una qualche vaghezza, ma lasciatecelo passare, è declinata in diversi, come dire, temi, cioè dall'editoria alla curatela di mostre alla pratica fotografica vera e propria. Il laboratorio è promosso da l'associazione culturale della quale io sono presidente, che si chiama LAB, Laboratorio di Architettura di Laboratorio di Fotografia di Architettura e Paesaggio, insieme a un'altra serie di soggetti che adesso vi dico, cioè Magma, Artimedia, Atalante, il Laboratorio per la Ricerca Visuale sul Paesaggio dell'Università di Bari, l'Ala Lab, che ha curato la comunicazione, la bellissima, devo dire, grafica che probabilmente avete avuto occasione di apprezzare, di vedere. Abbiamo poi degli sponsor tecnici che sono Favia, Camarda SRL e Cracra. I seminari, i workshop si terranno in quest'aula, in parte in quest'aula e in parte presso la Mediateca regionale, secondo il programma che forse avete avuto modo di vedere, ma che comunque anche su questi flyer che trovate forse all'ingresso. Abbiamo qui, oltre a Domenico Centrone, anche il direttore del Dipartimento dal nome di Scienze Agroambientali e Territoriali, il professor Scarascia Mignozza, che insomma adesso porterà anche il saluto a nome del Dipartimento, che ringraziamo insomma anche perché se siamo qui in questo posto, in quest'aula molto bella, devo dire, è anche grazie al Dipartimento, al direttore, ad Aldo Grittani di questo neonato laboratorio di ricerca visuale sul paesaggio. Allora io cedo il microfono a Domenico Centrone. Sì, grazie, benvenuti prima di tutto. Io sono Domenico Centrone, sono uno dei referenti dell'iniziativa Laboratori dal Basso. Questa nuova, diciamo, questa azione sperimentale che la Regione Puglia, in particolare l'ARTI, quindi l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, hanno lanciato quest'anno. Volevo giusto spendere due parole su quella che è l'iniziativa. Non so quanti di voi già la conoscono. Laboratori dal Basso per l'appunto è stata lanciata circa un annetto fa con l'obiettivo di sostenere le giovani realtà pugliesi, quindi operanti sul territorio. Giovani realtà intendiamo associazioni o microimprese giovani, quindi costituite da non più di 5 anni e che hanno in maggioranza che hanno una compagine societaria in maggioranza di persone con un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, di sostenerle come? Non dando loro un contributo economico, ma dando loro la possibilità di arricchire il proprio know-how, quindi conoscenza per meglio fare quello che già fanno, quindi arricchire le competenze per meglio fare, se vogliamo, impresa, quindi un apprendimento finalizzato all'imprendere. I laboratori sono laboratori dal basso, nel nome stesso c'è tutta l'essenza dell'iniziativa, quindi sono iniziative completamente dal basso, in cui la palla è lasciata completamente alle giovani realtà pugliesi, che identificano le tematiche da apprendere, quindi identificano i contenuti del laboratorio, identificano i docenti, quindi da invitare, da cui apprendere, e identificano anche quelle che sono le modalità formative. Quello che l'ARTI fa, che la Regione fa, è portare qui sul territorio in Puglia questi relatori e quindi portare qui questi percorsi di apprendimento. Laboratori dal basso si declina in tre azioni: laboratori, per l'appunto, è quello che vi ho illustrato adesso, poi ci sono le testimonianze, che sono, noi li chiamiamo dei cicchetti di laboratori, dei laboratori, in cui praticamente sono degli incontri brevi, one shot,
in cui relatori eccellenti nel campo dell'imprenditoria e dell'innovazione vengono in Puglia a raccontare la propria esperienza, quindi un'azione di contaminazione. E poi la terza iniziativa è l'iniziativa di mentoring, in cui un mentore senior viene affiancato a una giovane realtà, in un percorso quindi di condivisione, di scambio di conoscenza tra chi ha già effettuato già un percorso e quindi ha già esperienza, chi ha maturato esperienza e chi invece in una fase primordiale, quindi in una fase di start-up, se vogliamo. L'iniziativa laboratori a testimonianza attualmente sono chiuse, si stanno realizzando tutti i laboratori che sono stati approvati entro il 30 novembre, mentre l'iniziativa di mentoring è ancora attiva. Comunque stiamo già lavorando a una seconda edizione dell'iniziativa laboratori dal basso, quindi tenete monitorati i nostri canali sia per essere aggiornati su tutti i laboratori che sono attualmente in corso e che saranno lanciati nei prossimi giorni. Abbiamo laboratori su qualunque tematica, fotografia, ma anche abbiamo fatto laboratori su agricoltura, innovazione, start-up, in ambito web. Le tematiche sono davvero le più disparate e quindi il suggerimento è continuate a seguire l'iniziativa Laboratori dal Basso attraverso i propri canali, che sono il sito web laboratoridalbasso.it, la nostra pagina Facebook e poi i nostri canali, i nostri contatti telefonici. E, su Skype. Io vi auguro un buon laboratorio, sarò qui in aula, quindi se avete domande o volete dei chiarimenti sull'iniziativa mi potete trovare qui oppure comunque ci potete contattare attraverso i nostri contatti. Buon laboratorio, grazie naturalmente ai proponenti e a tutti i partner per aver organizzato questo laboratorio. Se questo è possibile dovete dire davvero grazie ai proponenti, quindi Michele è stato il project manager di questo laboratorio e grazie naturalmente ai docenti, thank you for coming, sorry if I spoke Italian, I think it was better to speak Italian in this case, sorry, quindi niente, enjoy. Bene, adesso diamo l'avvio a documentaria con un saluto del professor Scarascia. Sì, grazie. Il saluto anche da parte di tutta la comunità accademica dell'Università di Bari, da parte del rettore che è impegnato a Roma per problemi di carattere sostenibilità delle università italiane, soprattutto di quelle meridionali, come voi forse avrete saputo dagli organi di stampa. Benvenuti, grazie per la partecipazione, grazie a voi organizzatori, ringrazio quindi il dottor Cera per aver voluto per aver concepito e aver voluto portare avanti questo appuntamento che si articolerà su credo 15 diverse sessioni, oltre 10 sessioni con 6 docenti, quindi un percorso molto interessante, articolato, multidisciplinare e con diversi approcci. Thank you for your coming, Mr. Badger, that's right. Welcome to Italy, welcome to Bari, and I'm sure that your presentation will be very much appreciated by all these the participants. And I hope that you will enjoy your stay and your experience here at the University of Bari. Sicuramente l'argomento che affronterete è particolarmente attuale, oggi insomma siamo nella civiltà dell'immagine, non c'è bisogno che lo dica io, vi domanderete perché l'università, in particolare un dipartimento che con questa articolazione, con questo titolo un po' complesso, Scienze Agroambientali e Territoriali, ha contribuito a questa organizzazione, perché noi abbiamo appunto questo laboratorio di ricerca e visione sul paesaggio dal momento che ci occupiamo di attività connesse, attività, ricerca, didattica connesse con il territorio agricolo e forestale, rurale in una sola parola, per cui noi naturalmente concentriamo la nostra attenzione su tutto ciò che riguarda gli aspetti visuali e paesaggistici del territorio agroforestale, delle civiltà agricole, delle tradizioni contadine in una regione che ha una spiccata attitudine a questo tipo di attività. Per cui anche con il contributo dei nostri responsabili, e non li nomino uno per uno perché tanto li conoscete,
Liano, allora facciamo Liano, Grittani e non vedo, ecco, e Petrillo sono i nostri collaboratori che più attivamente sono coinvolti nel laboratorio, che è una delle tante attività del Dipartimento, un laboratorio che ha voluto concentrare soprattutto la propria attività di ricerca appunto sulla sulla studio, analisi della immagine applicate alle attività agricole e forestali. Siamo in un periodo in cui ormai le immagini si ecco, appunto, immagini e comunicazioni ormai si trasmettono in tutti i modi possibili, soprattutto la nuova generazione, la generazione digitale, ha imparato forse più a comunicare attraverso immagini che attraverso le parole. Però a fronte di questa quantità enorme di immagini che attraversano la nostra vita, io chiedo che credo che sia necessario, opportuno, come penso che sia il vostro obiettivo, quello di avere un approccio qualitativo e quindi puntare sulla qualità delle immagini che devono essere prodotte e trasmesse, visto l'enorme potenzialità degli attuali mezzi di comunicazione, peraltro ormai diffuso a livello del singolo, con un aspetto che possiamo dire una democrazia dell'immagine che prima, in altri, fino a pochi anni fa, non poteva esistere, dal momento che ciò era appannaggio soltanto di alcuni poter soprattutto trasmettere il prodotto delle proprie immagini. E allora, con queste riflessioni, che spero non siano fuori luogo, io auguro buon lavoro e l'avvio di questi serie di appuntamenti, che spero che siano una prima organizzazione di queste attività, di futuri approfondimenti anche allargati ad altri settori, e che noi speriamo di continuare ad ospitare nell'Università di Bari. Grazie a tutti. Ringrazio il professore. E adesso, insomma, poche parole di introduzione per Jerry Badger. Insomma, devo dire, non dovremmo essere noi a dirlo, però siamo particolarmente contenti, insomma, del programma che siamo riusciti a mettere su, e abbiamo la fortuna di iniziare con un autentico pezzo da 90, perché Jerry Badger è uno dei più importanti e influenti critici a livello internazionale. È inglese, deve la sua, insomma, parte della sua fama a un'opera fondamentale, che è una monumentale storia del libro fotografico che si chiama The Photo Book History, edito da Faydon, scritto insieme a Martin Parr, un'opera in due tomi che, per la verità, ho qui, magari possiamo anche tirar fuori. Ecco, questo è uno dei volumi di quest'opera di Badger, che in un momento di grande diffusione dei libri fotografici ha costituito una vera e propria pietra miliare, che ha contribuito in maniera decisiva a mettere ordine in questa materia. Ma Badger è anche autore di altre opere. Ricordo la raccolta di saggi uscita non tantissimo fa da Aperture, che si chiama The Pleasure of Good Photographs. Ricordo la sua collaborazione con la BBC per un bellissimo documentario che si chiama The Genius of Photography, che vi consiglio personalmente di vedere. È autore di numerosi scritti in monografia, apparsi in monografie di alcuni dei più importanti fotografi a livello internazionale. Insomma, è una persona, insomma, la cui presenza qui ci inorgoglisce in maniera particolare. Oggi Jerry Badger ci parlerà di libri fotografici, penso che farà un excursus sostanzialmente sul tema, affronterà la materia in una prospettiva storica ed evolutiva. Nella traduzione ci aiuterà
per fortuna Mara, per cui insomma avremmo dovuto per la verità avere un servizio di, insomma, di interpretariato professionale. Francamente questa cosa ci è un po' sfuggita di mano, insomma, nell'organizzazione, per cui chiediamo venia di questo, ma insomma contiamo comunque di riuscire ad ovviare a questo problema. Jerry sarà qui anche domani alla stessa ora, nello stesso luogo, per cui sostanzialmente il suo intervento è diviso in due parti. Cedo la parola a Jerry, lo ringrazio innanzitutto per essere qui. Welcome for coming. We are particularly proud for having you here. Thank you very much. Cedo la parola a Jerry Badger. Grazie Michele and buongiorno a tutti. Sorry, Jerry. I think this is your microphone. Okay, can you hear? Okay. Buongiorno a tutti. First of all, I would like to say how very pleased I am to be in Puglia. I haven't been in Puglia since 1964. It's been a long time. È molto contento di essere in Puglia. Non manca dalla Puglia dal 1964, quindi è molto contento di esserci tornato. Long time. I have never done a four-hour lecture before, so what I'm going to do is to split things up into a number of little talks, and in between each talk I will show a book and talk about that as well. So it won't be one long lecture, it will be a number of smaller lectures. Invece di fare una lunga conferenza farà delle piccole la suddivide in parti più minori presentando poi dei libri. And the first lecture actually will be about books, but not really about books at all, because when we were writing the history of the photo book, we asked various people what makes the good photo book, and our friend, American photographer John Gossage, gave us a particular answer. Quando iniziarono a pensare a quest'opera, hanno chiesto, did you ask other critics? Critics, yes, okay. Friends, critics. Amici che si interessano di questo, che cosa fa un buon libro di fotografia? And John said, there are four things, four factors which go into a good photo book. Quattro elementi, quattro fattori che fanno un buon libro. Quattro elementi, sì. First, the book should have great photographs. Prima di tutto dovrebbe avere bellissime fotografie. Secondly, those photographs should tell a story. Dovrebbero raccontare be una about storia. Something and tell raccontare a story. Qualcosa, dire una storia. And thirdly, all the other elements like design, typography should help that book as well. E poi implementati da elementi come elementi tipografici, la veste grafica e so quant'altro. And so when all these things come together, the fourth thing is the book should be a little world of its own. E quando questi elementi confluiscono a fare nell'insieme a fare un tutt'uno armonico, l'opera diventa un insieme armonico, no? A mondo of its own. Un mondo world of its own. Un mondo per sé. Right. So what I'm going to talk about in this first lecture, I will be mentioning books, but I'm going to talk about great photographs. Parlerà di libri, però soprattutto di grandi fotografie. And this is my top 20 photographs. Le sue migliori 20. What you preferred, the top... top 20, yes. Which come from throughout the history of photography, and most of them are connected with books. Quindi sono le della storia della fotografia importanti per lui e comunque sono collegate a libri fotografici. Okay. So this first photograph comes from the very first photo book.
il primo libro di fotografie, questa è la prima foto. 1841. 1845. And if you don't know this, 41. Yeah, if you don't know this, it may come as a surprise, but the first photo book was made by una donna. Una donna ha fatto il primo libro di fotografie nel 1841. First photo book was made by a woman. And her name was Anna Atkins. Anna Atkins, l'autrice di questo primo libro di fotografie. And it's the first self-published photo book. Self-published, quindi. She made it all herself. Fatto da sola. And she was one of these Victorian amateurs. Era una dilettante del periodo vittoriano. Dilettante, yeah, that's it. Who was interested in all kinds of things, interessata in tantissime cose, not just being a housewife and bringing up children, non but solo in science. Casalinga, buona allevatrice di figli, ma anche interessata a scienze. And in using this new medium, and her particular interest was in plants, botany. Ah, botany. Plants. Il suo primo interesse era la botanica, le piante. And she used a process where you take sensitized paper. Prendi della carta sensibile. Put the plant down on it. Ci poni sopra la pianta. Shine a light on it, develop it, and you get these. Accendi una luce, la sviluppi. You get these beautiful blueprints, which in English are called cyanotypes. Cyanotipi. No? Yeah. Okay. Right. E good. Sono, e ottieni questo. E si dice cyanotipo. Okay. And this is the first photo book where she made hundreds of these images, and I think you can see that they're very, very beautiful. Okay, ne ha fatte un centinaio di stampe, e queste, insomma, parlano da sé, sono molto belle. You might say this is also the first conceptual photo book. Il primo libro concettuale, il primo fotolibro concettuale. You know, Anna Atkins, 423 plants rather than Ed Ruscha's 26 gasoline stations. I didn't get that. Okay, sorry. Sorry, okay. What did you say? Anna Atkins, 400 plants. 400 piante. Rather than Ed Ruscha's 26 gasoline stations. Invece di Ed Ruscha, it's a famous book. Invece di un libro di Ed Ruscha molto famoso, 26 gasoline stations. Okay, I didn't know the reference. So. Okay. Beautiful, beautiful book. And remember, the first photo book was done by Anne Atkins, una donna. Woman, una donna. this has an Italian connection, this photograph. Ha un collegamento con l'Italia. It was made by a French photographer. Fotografo francese. Called Alfred Nicolas Normand. Alfred Nicolas Normand. In 1853-54. And Normand was an architect. Era un architetto. Who had won the Prix de Rome. Aveva vinto il Prix de Rome. And that meant he studied at the Villa Medici in Aveva Rome. Studiato in Villa Medici, giustamente, come tutti i francesi. Villa a Medici. Roma. And the interesting thing about this photograph. L'aspetto interessante. Is all early photographers had to discover what photography could do, how you make photographic images rather than more traditional ones. La cosa con cui si cimentavano i primi fotografi era le possibilità della fotografia. Cosa si potesse. What did you say that the last thing was? How you make photographic images rather than more traditional images, okay, like drawings or paintings. Come le fotografie si potevano differenziare dalle, per esempio, rappresentazioni pittoriche o disegni. So when you look at this photograph, you will see most of it is black. Quasi tutta parte della foto è occupata dal nero. Because of limitations of early cameras. Perché le macchine primordiali erano abbastanza limitate. Now, if Normand had been
making a drawing or a painting of this scene in the gardens of the villa. Se avesse fatto nel giardino di Villa Medici un disegno o un quadro, un dipinto, a very different kind of image would have resulted. Avrebbe ottenuto un'immagine molto diversa. Because looking at the scene in real life, you would see all the foliage. Where all the black is, you would be able to tutti see il fogliame, the foliage. Quello che è il nero nel disegno, nel quadro, sarebbe stato verde, foglie, fogliame. And the draftsman would draw this. But when he got his photograph, quando ottenne questa foto, you have this wonderful area of black which actually makes it a very, very striking photo, very beautiful photo. Ma questa parte nera invece comunque è notevole perché ne fa una foto notevole. So this is the very interesting thing about the very earliest photographs. Every time a photographer made a photograph, he was inventing. Quindi i primi fotografi che si cimentano col nuovo mezzo e hanno appunto questo, fanno questi esperimenti. This is one of my favorite early photographs. It's only about this size. È molto piccola e comunque uno dei primissimi esperimenti. Sì, sì. Good. So early photographers, i primi fotografi, the technique was very crude. La tecnica era molto rudimentale. But sometimes when they got the technique wrong, ma quando sbagliavano dal punto di vista tecnico, A more wonderful photograph emerged. Ottenevano una foto più bella. And this is another photograph by una donna. Ancora da una donna questa foto. Julia Margaret Cameron, an English photographer. Una fotografa inglese. And what Julia Margaret Cameron did in the 1860s. Negli anni 60, cioè 1860, quello che le ottenne. Was invent the modern portrait. Ha creato il ritratto moderno. In early portraiture, of course, exposure times were very slow. I tempi di esposizione erano molto lunghi. So in order to have your photograph taken, they had things like this where you kept still. Avevano un appoggio per la testa, 10, per esempio. 20, 30 seconds in order to get a sharp picture. Per avere una foto decente bisognava appunto aspettare 20-30 secondi, quindi avevano un supporto per tenere fermo la testa, per esempio. And in order to get a sharp picture, they generally took portraits from a certain distance. E quindi normalmente prendevano il ritratto da una certa distanza dal soggetto. But Julia Margaret Cameron ignored all this. Ma lei ignorò tutto questo. And was the first photographer to go right close up into the face. E quindi lei invece si avvicinava moltissimo al viso del soggetto. And if you ever have an assignment, if you say had to photograph Madonna, per esempio se doveste fotografare Madonna, la pop singer, la cantante, and she gave you 2 minutes to get a photograph, e vi desse solo 2 minuti, always go for the close before you do anything else. Go as close as you dare. Andare il più vicino possibile. Because that always produces a powerful photograph. E questo perché produce una foto molto molto importante, molto potente, forte. And this is one of a very famous English writer. D.H. Lawrence. English writer. Who is it? Thomas Carlyle. Thomas Carlyle. Thomas Carlyle. Il famoso scrittore inglese. And Julia Margaret went close, it's all out of focus, it's blurred. È un po' mossa, è fuori fuoco, non è completamente a fuoco, però. And yet it has this energy, this energy of this character. Ha questa personalità. Yeah. She was very criticized by all the men photographers. I fotografi di sesso maschile furono poco clementi nei giudizi.
But she really did invent a new kind of image. Ma lei davvero inventò un nuovo tipo di immagine. And of course one of I say in this book here one of the most interesting things about photography. Una delle cose più importanti, come lui dice nel libro sulla fotografia, is it takes you there. Che ti immerge. Takes you. Ti porta either to a place. O in un posto. To a person. O vicino a su una persona. And to a different time. O in un tempo diverso. So photography shows us. La fotografia ci mostra. The long ago. Il passato, long ago. And far away. È lontano, nel tempo e nello spazio. Che bella. And this is another great early portrait, one of my favorite early portraits. Uno dei primi ritrattisti, uno dei suoi preferiti, maschio, male. Again, this has an Italian connection. Ancora una relazione con l'Italia. This lady is one of the great characters of the 19th century. Personaggio famoso del XIX secolo. The Madonna, the Lady Di of her the diva. Day. The diva of the time. Chi è questa? And she was called the Contessa Castiglione. Ah, Contessa Castiglione. Castiglione. And she was, of course, in the court in Paris of Napoleon III. Era la corte di Napoleone III a Parigi. But she was a spy for the Risorgimento. Era una spia però per il Risorgimento italiano. And they said she slept with Napoleon III and most of the court. Dicevano che avesse dormito con Napoleone III, eccetera. And she was very famous for holding masked balls, ballo in maschera. Le piaceva organizzare balli in maschera. Yep. And she had her own photographer. E aveva il suo fotografo privato. And she was one of the first people to control her image through photography. Ed fu una delle prime, dei primi personaggi importanti a controllare la sua immagine pubblica attraverso questo fotografo. And she would get the photographer to retouch the photographs to make her thinner, do this. Faceva operare dei ritocchi per farla apparire più magra, più bella, più giovane, eccetera. Photoshop del tempo. But this is a wonderful photograph because she is telling you è molto bella la foto perché ci sta dicendo that she's controlling the image. Che lei controlla l'immagine. And she is in a kind of postmodern way in un modo postmoderno referring to what she does. I am a spy. Oh, she's almost saying I am a spy. E quasi ci dicesse I'm looking through keyholes with she's holding up a little frame. Sì, it's a frame. È un portaritratto in realtà che ha in mano e attraverso l'ovale lei sembra dirci io spio. Questo è il mio mestiere. And she's also saying here I am in a masked ball. E sono anche ci vuol dire sono ad un ballo in maschera. I'm in mask. So she's saying she was a great beauty of the day. Era molto bella, una donna molto bella. She was a spy. Era una spia. She was, I don't know what the puttana. Una cortigiana, diciamo. Courtesan, yeah, that's the better word. Okay, better word. So she is saying all this, and sort of saying, yeah, here I am. Here am I looking at you. You looking at me. Qui c'è uno scambio, io vi guardo, voi mi guardate e va bene. So, if you can get these kind of stories into one photograph. Riuscire a dire tutte queste cose, raccontare una storia attraverso la fotografia. Then it's a wonderful photograph. Ovviamente la foto diventa meravigliosa. I mean, this is almost my favorite portrait of all portraits. È uno dei suoi ritratti veramente preferiti. Contessa Castiglione. We'll remember her for sure. La ricorderemo. Wow. Ah, all right. Well, this is actually a portrait of a puttana, I think. Prostituta. Yes. This was
strange, this comes from a book by the contemporary American photographer Lee Friedlander. Friedlander fa questa foto in un libro di fotografia americano. But it's not a picture he took. Non è una foto fatta da lui. He bought 86 glass plate negatives. Comprò dei negativi delle come si dice plate negative? Which delle lastre fotografiche, yeah. Ne comprò 80, 80, yeah. You said? Sorry? How many you said? 86. 86 di queste lastre. Which dates from 1910. Dal 1910. I numeri, che tragedia, 1910. 1910? Sì, 1910. And they came from a brothel. Venivano da una casa. A casa in New Orleans, in the red light district. Nel distretto a luci rosse di New Orleans. And no one knows why they were taken by a photographer called Ernest James Belloc. Belloc. Il fotografo che le aveva prese era questo Ernest J. You said Belloc. And no one knows why he took these pictures. E nessuno sa perché avesse preso queste foto. But probably they were done for the clients. Forse i clienti le avevano richieste. And you would actually only see her head. In genere si vedeva solo la testa. And these portraits, some of them are in their underwear. In their lingerie, in biancheria intima. Some of them are dressed up for church. Ah. Addirittura vestite as if dressed up come church. Per andare in chiesa. And some of them are nudo. Alcune sono nude. Yeah. But the wonderful thing about them is la cosa più interessante. When you are taking a portrait. Quando fai un ritratto. If I was taking your portrait, per esempio, se you questo. Would want to present yourself. Tu vorresti presentarti. Bella figura, sì, to al me, meglio. And I, as a photographer, I'm wanting to try and get something. E anch'io, come fotografo, yeah. Vorrei fare una cosa bella, so vorrei ottenere il meglio. It's a tennis game where the ball goes backwards. È come una partita da tennis tra il soggetto e il fotografo, quindi c'è il rimpallo and da una parte. So most portraits. La maggior parte dei ritratti. The photographer wins. Il fotografo vince la partita. Because he serves the ball. Perché lui serve. But the finest portraits are where there is some kind of equality, interaction, no? Quando c'è interazione tra attention. I due. So the photographer gets to say what he or she wants to say. Il fotografo dice quello che vuole. And the subject says the subject gets to put their point of view. E il soggetto esprime il suo punto di vista. And the great thing about these pictures is in particolare per questa immagine that the photographer has made no judgment. Non ha espresso giudizio. No moral judgment nessun about giudizio these morale women. Su questa donna. He just lets them say like here I am. Sembra che dica eccomi qua. Eccomi. And from that little body of work, they're almost amongst the greatest photographic portraits ever made because they have this quality of neutrality. Would you say neutrality? Neutrality. Neutrality. Yes. No struggle. Quindi questa raccolta di come l'abbiamo chiamata? Le lastre hanno questa qualità che sono quasi neutre, yeah. In cui lui non esprime nessun giudizio su questo personaggio. And the women are just saying, here I am, I have no clothes on, I'm dressed for church, here I am. Che le donne si presentino così per come sono. Oh, my God. Another portrait. Altro ritratto. I'm a photographer and I don't take portraits, but I think io non faccio ritratti, ma a portrait they are the most powerful kind of pictures. Sono le più forme di fotografie più forti, più potenti.
This one really has been called the first modern photograph. È stata definita la prima fotografia moderna. And it was taken in 1916. Nel 1916. By an American photographer called Paul Strand. Paul Strand, il fotografo americano. And this is another portrait where the story is very complex, complicated. È un'altra foto in cui c'è una storia complessa. Strand wanted to take pictures on the streets. Strand voleva fare una foto per strada. Without the subject knowing their picture was being taken. Senza che il soggetto se ne accorgesse. So he had a camera with a false lens that he would look there, but he was actually taking the picture. Aveva una lente, diciamo, a trucco che inquadrava da una parte, però in realtà la lente era orientata. So he took a number of pictures on the street where the subjects didn't know they were being taken. It's the first kind of modern street candid. È stato uno dei primi a fare in questo modo delle candid photos, delle fotografie. But of course the thing about this one is he didn't need to. I mean the woman is blind. Ma in questo caso non aveva bisogno della lente distraente in quanto il soggetto era non vedente. And again it's a photograph about how the photographer and the image speak to us together. È una foto in cui il fotografo e la foto ci parlano insieme. So this is a social document. Un documento sociale. A document of poverty. In questo caso sulla povertà. But it's also a kind of very complex artistic statement. È un'affermazione artistica piuttosto complessa. Where again the photographer is in cui il fotografo philosophizing sta facendo filosofia about the nature of what an image is. Sulla natura di che qual è la natura della foto, cioè sulla natura della foto. So an image is about seeing. L'immagine riguarda il vedere. And it's also about speaking as well. So he has a text. Ma c'è anche la foto anche parla. In questo caso c'è anche il testo che significa appunto circa. So it's a terrible picture in the proper sense of that word. Nel senso stretto è terribile, nel senso che angosciante forse. Where we can see this woman, the photographer can see this woman, but she was never able to see us back. Perché il fotografo può vederla, noi possiamo vederla, ma lei non ci può vedere a sua volta. And she never knew the photograph was being taken. E lei nemmeno fu mai consapevole di essere stata soggetto di questa foto. And she will be long dead. Sarà morta ormai da molto tempo. But she's here in Puglia. Adesso è qui con noi in Puglia. And that's this is the terrible power, the terrible power of photography. Il terribile potere della fotografia. Right. I have two photographs. Due foto? There are two photographs. Ci sono due foto. If I could have prints of them. Di cui vorrebbe avere delle stampe. This is one of them. This is the one I have a print of. The other one, this is the one I don't have a print of. Di una c'è la stampa, di questa non ce l'ha. And this is my favorite photograph. La sua preferita. By the photographer that the American curator John Sarkowski. John Sarkowski, il curatore americano. Called the best example of what a photographer might be. In other words, the best photographer. Il miglior fotografo, un esempio del miglior fotografo. Most photographers, for most photographers, Ajay is so important because of all photographers, he provides the most lessons. Lui fornisce la maggior, cioè insegna tantissimo, e c'è da prendere moltissima lezione da lui. What's his name again? Ajay. He provides the most lessons in how to
construct a photograph. Come costruire una foto? So that it becomes a living thing, not just a che diventa kind of una cosa image. Vivente, non morta, statica. So this one comes from the very end of Ajay's career. He photographed in Paris between 1900. Verso nel 900 lui opera a Parigi, in Francia. 1927. Nel 1927. When he died. Quando morì. And by that time he was maybe 64, 65. Aveva 64-65 anni. And he used a very big camera. Usava una grande macchina, una macchina. Glass plates. Le lastre di vetro. He needed a tripod. Aveva bisogno di un treppiede. And so everything was very, very heavy. Era tutto molto pesante. Attrezzatura. He made money out of doing photography. Guadagnò da vivere con la fotografia. Mainly before and during the First World War. Prima e durante la Prima Guerra Mondiale. But he still kept on doing it. E continuò a farlo. Even when he was old. Anche quando era not as old as me, but even when he was old. It was più anziano. And this comes from Saint-Cloud on the edge of Paris. Saint-Cloud alla periferia di Parigi. And he would have had to take the metro. Avrebbe preso, aveva preso la metropolitana o il mezzo to Saint-Cloud. Per andare a Saint-Cloud. And then walk up quite a steep hill. E si inerpicò su una collina abbastanza irta. To get to this per arrivare a questo posto. Where he made some of his greatest photographs. Dove ha preso alcune delle sue più belle foto. And not for a living. Lo faceva non per guadagnare. I mean, he was a documentary photographer. He documented Paris. Lui fece comunque fotografie, era documentarie di Parigi. But as a documentary photograph, this is a very bad one. Dal punto di vista documentario, questo non dice granché. What he's photographing here is light and shadow. Quello che lui qua sta riprendendo è la luce, le ombre. And nothing. Un'atmosfera. And nothing. An atmosphere. Atmosphere. Atmosphere only. He's photographing atmosphere. And I remember going to here. Sono andato in questo posto. To see where this photograph was taken. Per vedere dove avesse ripreso, dove avesse scattato questa foto. And I couldn't see where it was taken. E non ho trovato il posto. It's exactly the same. Tutto uguale, è rimasto uguale. Today. But I couldn't see the photograph. I could see where it was taken. I couldn't see non the ha photograph. Potuto rivedere il punto in cui l'ha scattato, cioè la sua foto, allo stesso punto. I couldn't recognize it. And then I was with Margaret and my daughter. Ero and con mia I moglie saw e mia figlia. Someone was selling ice cream down by the water. Qualcuno stava vendendo gelati vicino. I went down. I got us all ice creams, and we went. We sat down, and wow, there it was. There was the photograph. Dopo averla cercata invece quasi così dal nulla andando a comprare gelati vicino all'acqua si sono seduti e hanno visto la foto. But the thing about the great photographs, they show the world. Le grandi fotografie mostrano il mondo. But they also transform it. Ma anche lo trasformano. They transform it, and very often if you make a good photograph in a place. Se spesso fate una bellissima foto in un posto. And you go back 5 days later. Ci tornate dopo 5 giorni nello stesso posto. And you think, how did I see that? E vi chiedete come ho fatto a fare quella foto? Tutto è cambiato. So the end of his life, Ajay was photographing atmosphere. Quindi alla fine della sua vita, Ajay riprendeva proprio l'atmosfera. E l'autunno. Now, this one comes from questa foto, probably the most important photo book, dal più importante libro fotografico, and this is one I do have a print of, and it is, I think, probably the greatest single photograph
taken in the 20th century, and I will try and explain why. Per lui è, intanto ne ha una stampa e la considera una delle migliori fotografie del XX secolo. E cercherà di spiegarci perché. This is from a book 1938. Un libro del 1938. Called American Photographs. Chiamato American Photographs. By Walker Evans. Walker Evans, l'autore. And it's a book published. È un libro pubblicato. At the time of the first one-man exhibition. E al tempo in cui c'è stata per la prima volta una esposizione, una mostra personale. Given at the Museum of Modern Art, al Museum of Modern Art in New York. And one American critic has said that what this book did, un critico americano ha detto che quello che aveva fatto questo libro was introduce the idea era of di introdurre l'idea della difficoltà, della difficoltà in photography. Della fotografia, cioè che difficoltà nel fare fotografia. In other words, the book itself became not just a collection of photographs. Il libro in sé non era solo una raccolta di fotografie. But an intellectual statement. Ma un'affermazione intellettuale. About America. Sull'America. About the state of America. Sullo stato dell'America. About Evans' ambition as an artist. Le sue ambizioni come artista. And about photography itself. E sulla foto in sé. Not only his photography. Non solo la sua fotografia. But the place of photography. Il luogo della fotografia. In culture. Nella cultura. Il posto della fotografia nella cultura. So Evans was using photography. Evans stava usando la fotografia. As a kind of literary come art. Come arte letteraria. Literature. Come letteratura. And so he was incorporating words. Stava incorporando testi, parole. Into the photographs. Nelle foto. He was incorporating other photographs within the photographs. E faceva, incorporava, inseriva foto nelle foto. Yeah. So even the title American Photographs. Anche il titolo Fotografie Americane. Meant, yes, photographs of America. Significava sia fotografia dell'America. Photographs by an American. Fotografie da parte di un americano, di un americano. And photographs about the place of photography within American society. E anche appunto fotografia del il posto occupato dalla fotografia nell'arte americana, nella società americana. So, Evans is walking along the street. Evans stava passeggiando lungo la strada. With his camera, again a big camera. Anche lui con una grande macchina. And he sees this. E vede questo. And he says, grazie a Dio. Ringrazia il Signore. Yeah, when he sees this. Epiphany, questa because rivelazione. He has the photographs, he has the idea of, he's in a poor Negro quarter of Atlanta in Georgia. È in una zona del quartiere nero abitato dai neri della Georgia. In the depression. Atlanta, nel periodo della depressione. Silvio was obviously the president of the United States at that then. Who was it? Silvio. Silvio. Was president of the United States then. It was poor. Sorry. Riferimento a noi, ovviamente. Silvio. So you have this idea of the poverty. Aveva questa idea della povertà. And then in the middle of the poverty you have Hollywood. E invece nel mezzo di questo quartiere appunto so you have the American dream, aveva il sogno americano nel quartiere, nel ghetto no dove proprio non c'era il sogno americano e trova questa cosa Hollywood la definisce. Yeah. And Evans always said that e lui diceva sempre photography should be about la fotografia dovrebbe riguardare what you see, of course. Quello che vedi ovviamente. He said photography is about this might be difficult for you. I guess photography so. Is about little pieces. La fotografia of realism, of taking little pieces. È riprendere piccoli frammenti di realismo. Of realism and
underlining them. E sottolinearli. Quietly. In modo tranquillo. And with intelligence. Con intelligenza. With quiet intelligence. Con un'intelligenza. Yeah. So, tranquilla. And so photography is about what's there. Fotografia riguarda ciò che c'è. But it's about metaphor, about symbol. Ci sono simboli, ci sono metafore. And all kinds of things that aren't there. E tutto ciò che non c'è lì. Another great American photographer, un altro grande fotografo americano, Robert Adams, said that photography can deal with. Fotografia può trattare. Topography, place. Luogo, topografia. The object, the l'oggetto, thing you photograph. La cosa che tu fotografi. And biography, which. E anche biografia. Which means the feelings of the photographer. Cioè quello che c'è di personale del fotografo. And metaphor and symbolism. E anche metafora e simbolismo. And he said that if the image is dealing with one of these things. Se la foto tratta di uno di queste cose, di questi elementi. You can get a great photograph. Puoi ottenere una grande fotografia. But if it can deal with all of these things. Ma se tu riesci a metterci insieme tutti questi componenti. And also things like maybe history. E se ci metti anche un po' di storia, psychology, di psicologia. Then you are really getting. Allora hai. Somewhere. You are really going places. Allora sì, c'è un capolavoro. So he sees this thing, and very often in a photograph there's a tiny thing which lifts the photograph spesso into the realms of art. Nella fotografia piccolissimi elementi la innalzano all'arte, al livello and dell'arte. And the thing you have here is l'occhio nero. This questo elemento, ah sì, che richiama l'ovale della finestra. So again, eyes. The picture is about eyes, and the picture is about poverty against the richness of Hollywood. Quindi c'è la povertà contrastata con la ricchezza di Hollywood. And also maybe against the violence. Ancora, forse contro la violenza. You get against women. Contro le donne, perché in lei situations of poverty, in situazioni di povertà, but certainly in situations of poverty. Nella povertà. So, in one very simple photograph. In una foto semplice. Because all he did was stand there and go, click. Lui ha preso, ha mirato, you have e ha scattato. All kinds of things. E ci sono tutti questi elementi. And then he made it even more complex. Ha fatto la resa più complessa. By taking 60 or 70 of these photographs. Facendo great photographs and putting them in a book and creating more and more and more meaning. E quindi li ha raccolti in un altro libro e aggiungendoci più livelli di significato. You probably all know this one. As, this is Henri Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson. And this picture is the idea of. Well, this is something good in Italian. The decisive moment. Momento decisivo. Un momento decisivo. Yeah. In what sense? The decisive moment when it. We're all trying to do this in a photograph. Noi tutti cerchiamo di catturare in fotografia il momento. And in Bresson's definition, in his definition of the decisive moment, per lui la definizione di momento definitivo, it's not just where that man is pouring the wine. Non è solo il fatto che l'uomo sta versando il vino. It's about everything. Ma it's about how everything tutto insieme comes together. Sì, collabora a creare in the perfect image. Nell'immagine perfetta. To make the image as perfect. Contribuisce a rendere l'immagine perfetta. This is a picture. It's a picture about a picnic. È un picnic. French family taking una famiglia francese working class family taking a picnic.
della classe operaia che fa un picnic. But it's also a picture about hands. Ma anche una foto delle mani. Le mani. The hand pouring the wine. La mano che versa il vino. The woman, I think. She's eating something. No? Piece of chicken. Sì, sta mangiando il pollo. Taking a piece of chicken. Lottando con una coscetta di pollo. And the one looking at her fingernails. Ah, è l'altra che si sta guardando le unghie. So this again is the great photograph is not so simple. La vera grande fotografia non è mai semplice. This comes from the other really, really one of the most two most important photo books. Uno dei due più importanti fotolibri. American Photographs. Il primo è stato American Photographs. Robert Franks, The Americans. Robert Franks, The Americans. Made in 1959. 1959. And this illustrates something that started to happen to photography. E mostra ciò che stava iniziando a succedere e avvenire nella fotografia. After the war. Dopo la guerra. When society changed very much. La società era tanto cambiata. Particularly in America and Europe. Soprattutto in America e in Europa. The rise of television. Era la nascita e lo sviluppo della televisione. The rise of the consumer society. La società dei consumi si stava sviluppando. Set against the background of the Cold War. Contro lo sfondo della guerra fredda. When Europe. L'Europa. Became maybe materially rich. L'Europa era diventata più ricca dal punto di vista materialistico. And America even more so. E l'America ancora di più. And where you had the rise of young people. I giovani avevano acquisito più importanza nella società. As young people rather than small adults. Invece prima considerati piccoli adulti, adesso avevano un titolo, uno status loro di giovani. So, dopo la guerra, where collective ideologies like fascism and communism, tante ideologie, comunismo, fascismo, had failed, dove erano venute meno, we had philosophies, c'erano delle filosofie, like existentialism, come l'esistenzialismo, where the self, l'io, became a much more important, diventò più importante, factor, il fattore più importante, in the way we nel modo led our lives, in cui noi conduciamo la nostra vita. So you had in painting you had action painting, sì, where come you, già Pollock, no? Action painting era nella pittura. And in writing, scrittura, writing called stream of consciousness, il flusso di coscienza in letteratura. So everything, instead of coming from outside, came from within. Invece di venire dall'esterno, adesso ci si guardava dentro e si portava fuori. So as opposed to the decisive moment of Cartier-Bresson. A differenza di Cartier-Bresson. You had indecisive moments of Robert Frank. Ci sono invece momenti indecisi di Frank, Robert Frank. So everything became much more uncertain. Tutto diventava più incerto. We were in a more uncertain world, so c'erano meno certezze. Art became more uncertain. Anche l'arte aveva meno certezze. And so things like new wave cinema. Anche il cinema new wave. Italian neorealism in il cinema. Il neorealismo nel cinema italiano. They're all related to the kind of photography that was going on. Sono tutti collegati al tipo di fotografia che avveniva in questi tempi. And the kind of writing. E anche il tipo di letteratura. And so Robert Frank was very much. E Frank era a European figure. Un personaggio importante a livello europeo. In America. In America.
criticizing America, criticava la società americana, but having a great effect on American photography, ma ebbe un grande effetto sulla fotografia americana, which became much more, che diventò molto più inward looking and rivolta all'interno, cioè introspettiva. And I think this has gone on very much so in photography. E questo è continuato ad avvenire in fotografia since the 1960s. Dagli anni 1960. So we're having a conference about documentary photography. Questa conferenza, questo incontro sulla fotografia documentaria. What does documentary mean these days? Cosa significa al giorno d'oggi documentario? We recognize now that ora siamo consapevoli che all photography, tutta la fotografia, is the point of view, è il punto di vista of the photographer, del fotografo. And so at one time a reportage photographer, un certo momento un fotografo, reportage, like Robert Capa, come Robert Capa per esempio, would say that he was presenting, avrebbe detto che lui stava rappresentando an objective, una view of a war, una visione del mondo oggettiva. Okay. Now a reportage photographer like, say, Paolo Pellegrini, come Pellegrini, for instance, per esempio, would say, this is my experience, direbbe che questa è la sua esperienza, when I was with the troops, or quando ero con l'esercito, when I was in Lebanon, and so, o quando ero in Libano. It's a very important difference. Molto importante, la differenza è molto importante. And you begin to get it with Robert Frank. E tutto questo nasce dalla fotografia di Robert Frank. Again, he's almost photographing atmosphere. Anche lui fotografa più che altro atmosfere.